Siamo in, sulla pietra di Bismantova, non proprio sopra, siamo sotto effettivamente. Guardate che blocco. Bam, baby. Questo è il piazzale Dante 881, mi pare lo chiamino. Non so il motivo, se c'è qualche scorso. Qualche dettaglio in più. I veri pro si arrampicano lassù, c'è una scala ferrata che porta là in alto a quota 1000 metri, dove si racconta che si veda tutta la pianura padana. E qui avete che non vedrete un bel cazzo. Questo è quello che avete. Tac. Immagino c'è della sola foschia. Io vedo qualche collinetta in realtà e della foschia. Questo soggetto merita un attimo di attenzione. C'è questo binocolo, non puntare sul sole, ci sono delle indicazioni, vi dice dove puntate: Milano, Parigi, Cinque Terre, Ventasso, varie cose, Cusna, Monte Cimone, Firenze, Roma. Qua ci sono i gradi per capire cosa state puntando. Proverò a farvi vedere qualcosa attraverso il binocolo. Non ci credo, è andato a fuoco. Pazzesco. Bene, abbiamo appena iniziato il percorso e ci sono un miliardo di scalini che non so dove ci portano. Il parcheggio si allontana. Dopo una salita non differente si arriva a un ristorante. Però la strada per la salita è chiusa da un divieto gigante. Come si passa? Siamo scesi un attimo, c'è una madonnina con dei cartellini. Si torna dal ristorante per salire. Ferrata degli Alpini, che intende un percorso di questo tipo fino a che il mio grande allenamento si fa vedere la mia grande stamina. Cazzo, qua c'è già un piccolo burrone. È così la fine del percorsino di terra. E qui c'è una parte lavori in corso sotto il masso. E qui la gente si arrampica così. Scala ferrata, 100 metri. Capite che non è facile. Questo è il panorama da quassù. Guardate qua sotto. Bam! Qua ci sono i gancini, questi. Ci si aggancia, si va su con la corda. Eccoci dopo una ulteriore scalata in mezzo a un sentiero veramente pericoloso. Come vedete sotto i miei piedi non c'è assolutamente niente. Collare al parcheggio dovevamo all'inizio. E sotto una distesa di erba. Il percorso è ancora impervio. Questo è il massimo che raggiungiamo. Siamo abbastanza in alto, ma il percorso non è più molto molto pulito e diventa molto complesso salire. Quindi scendiamo perché non abbiamo
non abbiamo l'abbigliamento giusto ed è un po' pericoloso, meglio salire qua attrezzati. Abbiamo anche trovato specie di delle specie di mirtilli, delle bacche. Però non sappiamo se sono commestibili. Questi piccoli cosi. Ultimo scorcio prima della nostra discesa. Questo che sale, però rimane un bel pezzettino da fare. E non lo invidio. Qua, signori, vi sto facendo vedere attraverso un binocolo che punta sulla pietra. Proviamo anche a zoomarci. E la Madonna. Questo è un uomo appeso sulla pietra. Guardatelo, solo con la sacca. E vi faccio vedere dov'è. Là, in mezzo, lì. Non si vede neanche con la camera. Incredibile. Direi che per la pietra mi smanto oggi è tutto. Tornerò con una super zoom adatta perché tutti questi ometti che scalano non possono scapparmi. Voglio vedere meglio. Tornerò. See you next time.